Se ce ne vuole parlare Magari rapidamente, perché le conoscesse. è una corona Fa parte delle serie di deliziosa che. progetti, perché Librino era un terreno agricolo che comunque come destinazione futura avrebbe avuto diventare la discarica di Catania, vista la vicinanza e vista l'allontanamento di quelle che sono le coltivazioni agricole nella piana di Catania, per cui era una zona che aveva come vocazione proprio da bellissima e agricola diventare discarica. Per cui le masserie che di solito erano sopra le colline, no? Che dominavano le zone dei frutteti, erano quasi tutti agrumeti oppure c'erano vigneti. Queste masserie erano fornite di bellissimi frantoi o di palmenti che sono stati tutti recuperati e nella variante sono stati inseriti quasi sempre in lotti scolastici, perché uno dei problemi fondamentali di Librino, ancora assolutamente non risolto, è non tanto cosa manca, bensì dopo che si fanno le cose, chi ne piglia carico, chi li cura, come si fanno vivere queste cose. Le masserie le abbiamo inserite nei lotti scolastici proprio per dargli un futuro come vitalità di questi luoghi. Quelle che per ora sono attive, c'è la masseria Cassagnola dove c'è da una parte una scuola, un asilo nido che funziona benissimo, da un'altra parte credo che ultimamente l'amministrazione l'abbia data agli evangelisti o a qualche altra, insomma, e poi c'è la Bonaiuto che pur essendo in un lotto scolastico, la scuola di Secchi che voi conoscete bene, adesso è stata data all'università dove c'è un istituto per il monitoraggio del territorio, delle trasformazioni del territorio. Poi abbiamo tante altre masserie, una è la masseria San Giorgio, che è forse la più bella, che sta all'interno del Parco di Librino, che è uno dei progetti che ha avuto già il primo stralcio di finanziamento per la costruzione del laghetto. E questa masseria San Giorgio in questo momento c'è una cappella all'interno della masseria già attiva, dove c'è una parrocchia che si è insediata. Altre due masserie all'interno del parco sono in questo momento una in fase di ristrutturazione e l'altra fa parte di un accordo di programma che il comune sta portando avanti e stiamo continuando Ho capito. a recuperarle e a ritornarle diciamo, a chi le potrà usare. Ma non è facile questo. Non è facile. No. Ci fermiamo con questo, non è facile, torniamo fra pochi istanti dopo la pubblicità. Librino, ultima parte. Adriana Polveroni, se dovesse fare, anziché uno spot, o più spot, un documentario su Librino, come lo farebbe? Proviamo a immaginare, Che capisco che. domanda da 10.000 Vabbè, punti. capisco che insomma, un documentario va pensato, però insomma qualche idea io credo che. A me devo dire che poi queste architetture mi piacciono anche per certi versi, per cui sicuramente darei un'ampia visuale, insomma, del luogo, proprio del posto. Anche perché poi per me che vengo da fuori, questa dominanza dell'Etna nei giorni sereni, insomma, dà un tocco di forza, peraltro, molto, Beh, molto l'Etna consistente. domina la nostra vita, Esattamente, e anche la chi nostra non è essenza. catanese lo sente molto questo, lo sente molto questo. Quindi ecco, mi piacerebbe popolare queste architetture, come dire, di un avvenirismo forse mancato, forse incompleto, di tanti attori, quali sono gli abitanti di Librino, cercando di coglierli nel pieno delle loro attività e dei loro desideri. Questo sarebbe bellissimo, probabilmente bisognerebbe disporre di una superstruttura, di una mega produzione che non abbiamo, però sarebbe molto bello, sì, proprio popolare, non so, prendere uno di questi famosi palazzoni e far aprire le finestre tutte insieme e far uscire un bambino che dice una cosa.
cosa, un adulto, far scendere le persone di sotto, eccetera, insomma, dare forte questo messaggio di vita, di energia, che secondo me ce n'è molta, insomma, ce n'è molta, e basta quasi andare appena a toccarla per farla quasi esplodere, un po' come l'Etna. Se Antonio Pressler fosse il produttore di questo documentario, approverebbe questo progetto così rapidamente tracciato, delineato, disegnato? Sì, in parte sì, si parla sempre di quelle persone che aprono le finestre e che basta sfiorarle si riaccendono in quegli stati emozionali, quindi questo sì, però io sono a servizio di un disegno generale, più è una regia generale che devo portare a termine, spero in breve termine, perché io vorrei andare a fare altre cose, sono impegnato anche a Palermo, sì, con il fiume. Appunto, io ho saputo che il prossimo obiettivo è Palermo, trasferisci la carovana delle sue idee, la trasferisci a Palermo, per fare che? Il valore del fare è il fatto, quindi bisogna chiudere un ciclo per poter rinascere a un'altra storia, quindi io prima vorrei chiudere Librino, ma nel frattempo sto iniziando un protocollo d'intesa con la città di Palermo, non col comune, perché io non lavoro per l'amministrazione, sono sempre progetti politici, culturali, di un'altra politica, quindi anche a Palermo stiamo affermando questo valore politico della cultura rispetto a un simbolo di quel degrado della città che si chiama il fiume Oreto. E tutte le amministrazioni comunali della città si sono sempre dibattute e hanno anche impostato le loro campagne elettorali sulla rinascita di questo fiume Oreto. Sto trovando delle sane complicità in città fra artisti e amici, come l'ho trovato qui a Catania, e mi vorrei impegnare per la rinascita del fiume Oreto, che è molto più facile rispetto al Librino, perché far rinascere il fiume Oreto non si tratta di persone ma di ambiente, e quindi lì c'è un progetto proprio di museale, di fare un grande parco di sculture di 50 opere monumentali che, partendo dall'origine del fiume Oreto, che è Corleone casualmente, ecco, bisogna risanare un po' queste fesci che attraversano tutta la città di Palermo per farla rinascere a condizione di fiori, e quindi come quegli stessi fiori che io spero, perché io non me ne andrò da Librino fino a quando... Ecco, questo è il punto, sì. Ma se ne andrà comunque o aspetterà di completare l'opera? No, io da Librino me ne andrò, e questo l'ho detto anche ad alcuni amministratori che ho incontrato, perché la domanda è sempre per chi lo fa e chi c'è sotto, insomma, c'è sempre, si pensa sempre a questa speculazione di un particolare, non comprendendo che a volte gli artisti sono a servizio di un generale che non ha punti di contatto. Io me ne andrò da Librino e non sto chiedendo fogne per Librino. Questa, a volte ci domandano, voi perché le fogne, le strade, la luce. Io non sono il sindaco di una città, io sono un artista. Non sono venuto qui a Catania per chiedere il nome di Librino le fogne. Vengo a chiedere i fiori per Librino, che cosa diversa, che poesia. Quindi io, quando vedrò che su quell'orizzontale di Librino ci saranno i fiori, il mio compito è finito e io me ne andrò da Librino e andrò in altri posti. Ma questi fiori io mi auguro, non per presunzione o per arroganza, ma per azione politica con la P maiuscola, questi fiori io penso che rinasceranno molto molto presto, e molto più presto di quanto la stessa città di Catania possa pensare, perché la cultura, la politica della cultura, in questo momento c'è bisogno di una tensione politica. È la cultura che è stata sempre relegata all'ultimo posto, infatti se noi andiamo a chiedere cultura per le periferie, ecco, prima ti rispondono sempre un certo tipo di politica vecchia, passata, che al primo posto ci sono le strade, le fogne, la luce e alla fine la cultura. Ecco, io sono artista, sono un privato, non ho neanche quei soldi, ma sono anche folle, e quindi, non essendo al servizio del denaro, quel denaro ha un valore relativo, io metto la cultura al primo posto, e la cultura che esiste per Librino è la cultura del rispetto. Viva la follia, sì. Dopo Erasmo da Rotterdam, diciamo, elogio della follia, se la follia è... Speriamo. Antonio Pressler.